Sapone e Leoni terrorizzano con macabre prediche, ispirate a testi di musica metal o alla letteratura horror. Prove di coraggio, riti di sacrificio, patti di sangue. E dopo il patto di sangue non si può più tornare indietro. Pena, la morte del traditore e dei suoi familiari. Ipnosi e sedute spiritiche. E i demoni evocati ordinano e indicano la strada. L'uomo è solitario sotto l'albero della conoscenza del bene e del male con la sua libertà tra le mani. Da un lato egli sente forte una presenza che lo spinge a delinquere, a rompere, a spezzare i valori, a spezzare l'armonia delle relazioni fondamentali. E dall'altra parte ha accanto a sé, però anche, bisogna ricordare, secondo la dottrina, la tradizione cristiana, la presenza della grazia, cioè di una forza positiva che lo porta verso il bene. Ecco, il satanismo è lasciarsi andare lungo il declivio in ombra della nostra libertà, precipitando sempre di più verso la tenebra. Quando facevamo sedute spiritiche, fra di noi girava un calice di bronzo. Lo riempivamo di alcol puro e dentro ci mettevamo mescalina e LSD. Poi bevevamo d'un fiato, tanto che l'alcol bruciava tutto. Ho vissuto in quella nebbia per anni. Non capivo quel che facevo. Ricordo di aver affrontato senza paura prove di coraggio spaventose. Io dico che eravamo in una situazione che ormai poteva bastare tanto così per essere fatti fuori. Si era creata questa situazione di follia fra di noi. A voler credere all'esistenza di omicidi satanici organizzati e premeditati, sulla scena del crimine bisognerebbe ritrovare tutta una serie di oggetti evocativi. Croci rovesciate e scritte inneggianti a Satana non sono sufficienti. Ci vogliono anche candele e drappi neri, animali mutilati e oggetti d'argento, libri esoterici e molto altro ancora. E poi la cura per il momento scelto per il delitto. Dall'una alle tre di notte sarebbe il periodo ideale, nelle date indicate dal calendario satanico. Il 31 ottobre è il capodanno di Satana, mentre le notti di tregenda, quattro in tutto, cadono il 21 dicembre, il 21 marzo, il 24 giugno e il 29 settembre. Tutto ciò, naturalmente, a voler credere all'esistenza di omicidi satanici organizzati e premeditati, a cupole e a terzi livelli. Estate 1997. La sentenza di morte per Chiara Marino è già stata pronunciata. La ragazza si è allontanata dal gruppo. Qualche mese più tardi va in scena un goffo tentativo. La ragazza viene stordita con dei tranquillanti. Poi portata in una zona frequentata da tossicodipendenti. Per simulare una morte per overdose da eroina. Ma arrivati sul posto, una pattuglia dei carabinieri si avvicina alla loro auto e fa saltare il piano. Dopo questi fatti, Fabio Tollis prova a tirarsi indietro. Quanto basta per renderlo un traditore. Anche lui deve morire. La notte di Capodanno, al parco dell'acquatica, il gruppo costringe Fabio e Chiara ad appartarsi in un'auto.
qualcuno infila un petardo nel tubo di scappamento. Tutti si aspettano un'esplosione. Invece, la macchina prende fuoco lentamente e i due fanno in tempo ad allontanarsi. Così, il branco decide di adottare una strategia precisa. Trovato un luogo adatto, nel bosco di Somma Lombardo, vicino al santuario della Madonna della Ghianda. Nicola Sapone, Andrea Volpe, Andrea Bontade e Pietro Guerrieri scavano una fossa. La trappola è organizzata nei dettagli. Ogni componente della setta ha un ruolo da rispettare. L'ordine è quello di rimanere lucidi. Niente droghe per questa sera. Alle 21:30 Fabio e Chiara arrivano al Midnight. Insieme a loro ci sono Maccione, Volpe e Sapone. A Fabio e Chiara viene detto che questa sera di luna piena si svolgerà un rito in un posto nuovo. Sapone accompagna Fabio a telefonare a casa per avvertire che dormirà fuori con una ragazza. Il padre di Fabio fa storie. Sapone interrompe la comunicazione. Poi tutti salgono sull'auto di Volpe. Fanno in modo che nessuno li veda andar via. Intanto gli altri del gruppo rimangono al Midnight. Chiara e Fabio sapevano che stavamo andando a questo posto per andare a fare uno dei soliti rituali, una delle cosiddette prove. Il Tollis in realtà sapeva che quello veramente che stavamo andando a fare, però non sapeva che in realtà noi avevamo progettato di farlo anche a lui. Fabio e Chiara non sospettano nulla. Non sanno che hanno già tentato di ucciderli, che quel viaggio li porterà alla morte. Arrivano nel bosco. Doveva esserci Bontade ad aspettarli, ma non ha avuto coraggio. Non si è presentato. Anche lui, forse, in questo modo, ha firmato la sua condanna a morte. Arrivati vicino alla fossa, inizia il massacro. Sapone pugnala Chiara alle spalle. Volpe si avventa su Fabio. Lo colpisce con un coltello. Maccione impugna un grosso martello. Lo colpisce sulla testa. Fabio respira ancora. Sapone finisce Tollis con un fendente alla gola, così violento che spezza la lama del pugnale. Intanto grida. Adesso siete zombie, soltanto degli zombie. Venite fuori se siete capaci. Due settimane più tardi, Volpe e Bontade tornano sul posto per buttare ammoniaca sui corpi, per coprire l'odore di decomposizione. Recuperano foglie e fazzoletti sporchi di sangue. Da quel giorno del 1998 nessuno sentirà più parlare di Fabio e Chiara. Il padre di Fabio continuerà a cercarlo con determinazione.